Ecco, allora, beh, intanto se hai voglia, ma una domanda su la tua scelta di studiare fisica come nasce? È una passione fin da ragazzo oppure? Sì e no, da bambino, da 10 anni, 12 anni, volevo fare l'ingegnere. Sono andato, ho fatto il liceo, ho fatto la maturità e diventava un problema a Grosseto, non c'è l'università, e dovevo andare a Pisa e costava una barca di quattrini. Per fortuna c'è la scuola normale superiore a Pisa che è gratis e se uno vinceva il concorso aveva tutti e quattro gli anni gratis, vitto, alloggio, tasse, libri, eccetera. Allora ho fatto il concorso, però siccome non c'era ingegneria alla normale, io ho scelto matematica e fisica dicendo che poi dopo faccio il biennio lì e poi passo. Una volta cominciato a fare matematica e fisica mi sono accorto che mi piaceva la fisica. Allora sono passato da matematica e fisica a fisica pura, come si chiamava allora, e non mi sono più pentito, Ecco, sono sei stato piuttosto rimasto contento. nell'ambiente. Quindi hai studiato alla normale. Sì. Ah, ecco. E ti sei laureato Nel 50, nel 50. Ah, 18 dicembre 1950. ecco. Ah, ecco, quindi proprio nel 50. E ci sono alcuni corsi, alcuni professori in particolare che ti hanno colpito, dei personaggi che hanno segnato la tua formazione o... No, direi erano. Pisa era uscita allora, come tutta l'Italia dalla guerra, era uscita distrutta. Lo staff, diciamo, dell'Istituto di Fisica era costituito da un paio di vecchi, non dico rottami, perché avevano 15 anni o 20 anni meno di quanto ne ho ora io, ma insomma di persone che avevano già fatto il loro tempo, più giovani, non. Sì, giovani, insomma, di gente più giovane, ma di non grande personalità. A Pisa, scuola normale aveva insegnanti un po' più pregiati perché se li sceglievano altrove, ma non ricordo neanche alla scuola normale di aver avuto dei professori di grande rilievo che abbiano influito sulla mia vita, salvo. Al quarto anno, l'ultimo anno prima di laurearmi, c'era un seminario di analisi matematica e c'era un professor Ghizzetti che teneva questi seminari e aveva contatti con noi. Quando sono laureato, mi stavo per laureare, ho ricevuto una lettera dal professor Rostagni di Padova, al quale Ghizzetti aveva segnalato insieme a un altro il mio nome come possibile giovane da inserire nell'istituto, che Rostagni cercava gente perché non ce n'erano abbastanza a Padova. E così fu che venni a Padova per questa strana coincidenza. Quindi subito appena laureato sei Sono arrivato a Padova. venuto, ho preso servizio qui l'8 gennaio del 51, quindi 20 giorni dopo la laurea. Pazzesca, subito ho preso servizio. E la laurea su cosa l'avevi fatta, la tesi di Sui laurea? Ah, raggi cosmici. già sui raggi cosmici, tu avevi già cominciato a lavorare su quello. E quindi andava benissimo anche per il Sì, andava tipo di ricerche che benissimo. aveva scelto L'esperienza che avevo Rostagni. fatto mi aiutò poco perché purtroppo il professore con il quale ho fatto la tesi, che era uno che voleva dedicarsi ai raggi cosmici, non aveva nessuna esperienza precedente e aveva scelto un laureando per aiutarlo, ossia per collaborare con lui nell'ingresso. Poi questo poveretto, la moglie si è ammalata di setticemia ed è morta dopo qualche mese di agonia o di sofferenze, proprio nel periodo in cui mi dovevo laureare, quindi io sono rimasto completamente solo. E quindi la mia tesi è stata, diciamo, un fallimento, nonostante tutto lo sforzo che ci ho messo io, senza esperienza precedente nell'istituto, con il professore che non ne aveva comunque neanche lui, che però non si faceva mai vivo, poveraccio, non era colpa sua, e quindi ecco, è andata così. E quindi arrivato qui, cosa hai cominciato a fare? In quel periodo costruivano il laboratorio sui Marmolada Sì, proprio. no, il laboratorio era già costruito,
ed era già lì da un anno, dove avevano portato, fatto gli esperimenti con contatori di Geiger, che allora erano l'unico strumento che funzionava. Noi siamo andati su l'anno dopo, io ho cominciato nel 51, in 15 agosto o 16 agosto siamo andati su con la camera di Wilson, il magnete era già su, e abbiamo cominciato gli esperimenti allora. E c'eri tu e? Eravamo in tre al momento, all'inizio. Loria, che era il capogruppo nominale, che aveva passato un anno quasi in Inghilterra per imparare il mestiere delle camere a bollo, delle camere di Wilson, camere a nebbia. Zago, che è stato quello che ha messo in funzione la camera con Loria, praticamente è arrivato tardi perché era ancora all'estero quando abbiamo cominciato. E poi c'era una laureanda, poi c'ero io insieme ad aiutare Zago, però io ero fresco, privo di esperienza, quindi davo una mano, ma il progetto l'aveva fatto lui, cioè il progetto c'era, ma il progetto di miglioramento e la macchina. Hai trovato la macchina fotografica? No, per adesso no. Peccato. Ancora, ma dobbiamo cercare, adesso ci vuole un po' di tempo perché ci sono. Comunque lui fece tutto quello che serviva per mettere in funzione, perché la camera a nebbia vera e propria esisteva, anche se aveva bisogno. Era quella di Rossi. Sì, aveva bisogno di tanto lavoro perché perdeva, c'era il blocco di bronzo ottone era, su cui si appoggiava il vetro, era poroso e quindi è stato dovuto rifare con bronzo un ottone meno poroso che tenesse la pressione. Insomma, il lavoro l'ha fatto lui essenzialmente, io ho dato una mano e il lavoro l'ha fatto lui. Poi siamo arrivati a Marmolada, si è unito un laureando, un veneziano di origine napoletana, Guerriero, Luciano Guerriero, che poi ha fatto una brillante carriera, è diventato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana per qualche anno. Siamo diventati molto amici, sia io con lui che mia moglie con la sua, e abbiamo lavorato insieme per qualche anno. Poi, quando è finito l'esperimento di camera a nebbia, lui è andato a lavorare su tecniche elettroniche e io sono andato a lavorare con le lastre nucleari. Uh-huh. E quindi lì il periodo della Marmolada, tu hai imparato tantissimo. Certo, che è stato tutto quello un periodo di palestra che sapevo prima di andare in America, dove ho imparato tantissime altre cose, le ho imparate in quel periodo lì, in buona parte sotto la guida e l'aiuto di Zago e in buona parte arrangiandomi da me. Perché lì non eravate sempre tutti e tre, a volte stavi anche da solo. Era la cosa, siccome erano fidanzati tutti e due questi sciagurati, ogni tanto si pigliavano il periodo di vacanza per andare a trovare o stare con le rispettive morose. Io non ero fidanzato e quindi ho finito per fare molto più di un terzo dei turni lassù, direi ne avrò fatto circa la metà, buona parte del tempo da solo, e quello ha aiutato molto a formare se non altro il carattere. Sì. E quindi estate, inverno? 24 mesi all'anno. Caspita. E 12 ore al giorno. Caspita. E hai anche qualche sciata però. Sì, una delle cose che ho imparato è stato sciare, mi sono rotto tutto quello che mi potevo rompere, escluse le scatole perché mi sono divertito molto. E direi non ho imparato veramente bene, anche perché non avevamo attrezzature adatte, avevamo sci di legno senza lamine, con quegli attacchi che lasciavano libero il tacco, che andavano bene per fare il telemark. O lo sci di fondo, ma certamente non per fare discesa o slalom. Però grosso modo ho imparato, e poi dopo ho imparato più tardi ancora meglio, quando mi sono sposato, anche mia moglie sciava anche bene, e allora siamo andati spesso a sciare, abbiamo preso anche lezioni una volta, e quindi nell'insieme l'esperienza della Marmolada è stata molto utile. È stata bella.
Una curiosità, per sciare, per andare su, pelli di foca o c'erano impianti già all'epoca? Dunque non c'erano impianti, per andare su bisognava andare, beh, d'estate c'erano quelli perché il Pian Fedaia, la Marmolada, costruivano una diga e quella era la ragione per cui la Sade, che aveva questi grossi impianti, ci regalò quella, la capanna, il laboratorio, e ci portavano su loro, avevano la campagnola allora. Noi si arrivava con i mezzi pubblici, diciamo, fino a Savinère di Caprile, cioè la parte bellunese, diciamo, la parte veneta della Marmolada. E lì loro ci portavano da Savinère con la Jeep, la campagnola, che la usavano per trasportare i loro dipendenti su, e quindi si usava quella per arrivare lì. Questo d'estate. D'inverno il problema era molto diverso perché loro non, il cantiere su era chiuso, loro non viaggiavano più, e allora si prendeva la Tesina, che è una ditta di trasporti, Alto Adige si chiama Tesina per quello, che ci portava fino a Penia o a Rocca, Canazei, oltre Canazei. Da lì, con gli sci a piedi, pedina a pedina, si arrivava fino a Pian Trevisan, che è giù proprio a 1400 metri sotto i 2000 metri della Marmolada, e lì sci a spalle. E cammina, 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 si arrivava a Marmolada. Il ritorno era più facile perché va bene che si faceva la discesa fino a Pian Trevisan, si faceva con gli sci a spalla. Però una volta arrivati a Pian Trevisan si metteva gli sci ed era una discesa dolcissima fino a Canazei, che era abbastanza divertente anche. Poi ho avuto un problema una volta molto antipatico, che si è rotto un motore di un compressore che si serviva per l'espansione della camera a nebbia, che era un affare che pesava una decina di chili e bisognava ripararlo. E allora me lo sono messo sullo zaino e sono sceso, però non dalla parte del Trentino, dalla parte del Bellunese, perché era più facile, potevo scendere con gli sci praticamente tutta la strada, con l'inconveniente però che era tardo inverno, o quasi inizio di primavera, per cui la neve cominciava a sciogliersi, e siccome è pieno di cespugli quella strada lì, coperta dalla neve, io camminavo su, quando arrivavo al livello del cespuglio, brum, la buca sprofondavo. Ed è stata, diciamo, una bella faticata Con e i alla fine dieci divertimento, se volete, però una bella sofferenza durante il percorso. E quindi dal punto di vista del lavoro lì facevate tutto, quindi facevate le fotografie, Si lo sviluppo. sviluppavano e si guardavano, si faceva già una prima analisi là, poi l'analisi più delicata, più completa, la si faceva a Padova, però buona parte del lavoro, diciamo, di produzione del materiale e di prima analisi lo si faceva in sede, direttamente in Marmolada. E risultati particolari in quel periodo? Eravamo in un posto la quota era abbastanza bassa a quell'ora, quel periodo erano 3000 e rotti metri che potevano dare risultati. 2000 metri i risultati erano scarsi. Il dispositivo che avevamo, per quanto fosse al momento quando Rossi l'aveva fatta, era all'avanguardia, però sono passati da 15-16 anni, quindi non era più all'avanguardia, ed era piccolo, 25 centimetri, una roba così, di fronte alle camere che si trovavano da 1 metro quadro, era insufficiente. Abbiamo fatto dei bei esperimenti, delle belle fotografie, un'analisi accurata, eccetera, eccetera, risultati dignitosi, ma niente di da ricordare, diciamo, con orgoglio. È stata soprattutto un momento di una palestra, insomma, per imparare bene. Quindi gli strumenti di lavoro era la camera a nebbia, la macchina fotografica e il magnete.
Quindi il magnete era quello di Rossi, la camera nebbia quella di Rossi ma perfezionata da Zago, e poi la macchina fotografica sviluppata da Zago, sì, quella progettata, costruita, che è quella di cui mi parlavi l'altra volta, sì. Quindi questo cilindro, sì, per fare le fotografie stereoscopiche, giusto? Benissimo. E dopo dalla Marmolada, quindi finita, fino a quando sei stato su? 55. Ah, quindi 5 anni sono stati di là. Da 51 a 55, sono 55, sì. A metà 55 abbiamo chiuso e io, aspetta un momento, sì, abbiamo chiuso nel 55, sono tornato giù e la prima cosa che ho fatto è stato di andare a Göttingen, in Germania, dove ci lavorava Martin Deutschmann, tedesco anche oltre al nome, e chi aveva quella camera a nebbia a setti da mettere sotto in coppia con la nostra, e sono andato lì per aiutarlo a fare l'analisi dei dati. Sono rimasto lì un paio di mesi e nel frattempo ho avuto anche un'altra esperienza interessante, che era andato a Göttingen per un anno Marcello Ceccarelli, un fisico, un grandissimo fisico che purtroppo è morto giovane, a dirigere il gruppo di emulsioni nucleari che lavorava lì a Göttingen. E siccome io sapevo che sarei dovuto tornare a Padova e mettermi a lavorare alle emulsioni nucleari qua, lui mi disse: se vieni a darci una mano, mi aiuti, così impari. E allora io ho imparato il mestiere là, ho avuto il vantaggio che con la camera a nebbia, quando si ricostruiscono gli eventi, bisogna ricostruire in spazio, nelle tre dimensioni, delle cose che si vedono in due dimensioni, per cui si deve adoperare certi strumenti, in particolare un oggetto chiamato il disco di Wolf, che non lo conosci, è una proiezione della Terra con meridiani e paralleli su un piano, e se tu riporti le coordinate di azimut e di zenith dei vari oggetti là, con dei punti, e poi li giri l'oggetto, se tutti e tre capitano sullo stesso meridiano vuol dire che sono complanari. Quindi se tu hai una traccia, una particella che si divide in due, vuoi sapere se sono tutte le particelle o se ce n'è una mancante che non vedi, cioè, allora questo 1, 2, 3 devono stare sullo stesso piano. Allora si riportano le direzioni di questi tre, se l'oggetto si gira, e quando si gira, se stanno sullo stesso meridiano, sono complanari, se no, no. Io l'avevo imparato per misurare i decadimenti delle V sulla camera a nebbia. E però, siccome si facevano delle misure di interazioni nucleari sugli oggetti in cui si misurava la direzione azimutale, il dip, quello che si chiamava, ossia lo zenith, ho imparato quello, e quindi fui molto utile nella ricostruzione degli eventi che si guardavano, per scoprire se erano effettivamente interazioni di K più, mesoni K, con i nuclei. Dentro le emulsioni c'è un'ira di Dio di nuclei diversi, però ci sono anche nuclei di idrogeno e protoni, quindi c'erano delle interazioni K più protone, il cui risultato doveva dare i tre eventi complanari, perché era un two-body, erano due corpi, mentre se si batteva sul nucleo cui usciva qualcosa, era di solito un'interazione anelastica con qualcosa che non si vedeva. E quindi io usai quell'abilità che avevo costruito con le camere di Wills, camera a nebbia, per analizzare questi eventi, e fu un esperimento interessante che ho poi trasportato. L'esperienza che ho fatto lì l'ho trasportata al lavoro fatto a Padova, dove ho lavorato per un anno circa con emulsioni nucleari. Poi ho vinto una borsa di studio del Rotary International per andare negli Stati Uniti. Sono andato negli Stati Uniti e lì è cominciato il patatrac,
perché sono andato nel gruppo di Alvarez che lavorava con camere a bolle a idrogeno, e lì, da lì poi è stata la mia carriera fin quasi alla fine praticamente, e lì ho imparato tantissimo veramente, ho anche in qualche modo aiutato, perché quelli che non lavoravano nel gruppo di Alvarez erano un paio erano teorici, un altro paio venivano da emulsioni nucleari e un altro paio venivano da contatori, ma nessuno che venisse da una tecnica visiva, per cui l'esperienza che avevo fatto con la camera di Wilson mi aiutò molto a entrare là dentro e rendermi utile subito, tant'è vero che ho finito, mentre stavo per finire i soldi della borsa di studio, dovevo tornare a casa, il professor Luis Alvarez, capo del gruppo, premio Nobel a suo tempo, un grand'uomo veramente, anche se dai metodi un po' da gangster, ma era un grandissimo fisico e anche un grand'uomo. E mi ricordo che stavamo, tipica degli Stati Uniti questo, eravamo al bagno a fare la pipì, io e lui vicino a me mi disse: Marcello, Brad mi ha detto che sta per andartene via, se vuoi rimanere ti paghiamo noi. Porca miseria. Sì. E allora sono rimasto un altro anno pagato da loro. Caspita. Bella. È stato un bel esperimento, diversi belli esperimenti di primo piano proprio, quelli veramente, i più belli esperimenti ai quali abbia partecipato. Su cosa studiavate? In erano i periodi in cui intanto c'era la camera a bolle a idrogeno, quindi si potevano studiare interazioni due corpi, pioni primari o protoni primari, poi si provò anche con i K, per quanto era difficile trovarli, il bevatrone cosiddetto non aveva energia sufficiente da produrle in grandi quantità, e si studiavano interazioni. Fu il momento in cui fu scoperta la violazione della parità nelle interazioni deboli, in particolare quelle che coinvolgevano il neutrino, e c'era una ricerca, c'erano delle ricerche per vedere se la violazione della parità era legata al neutrino o era una caratteristica di tutte le interazioni deboli. E allora si provò a vedere interazioni deboli che erano la produzione di particelle strane, allora avveniva molto rapidamente, perché venivano prodotte durante l'attraversamento del primario di un nucleo, quindi in tempi di 10 alla meno 23 secondi. Poi però queste benedette bestie ci mettevano 10 alla meno 8 o 10 alla meno 10 secondi per decadere, per cui ci doveva essere qualche tipo di proibizione del decadimento isolato, mentre la produzione associata faceva sì che la parità, la stranezza venisse conservata. Comunque il decadimento di questo tipo era lento, perché era un decadimento dovuto a un'interazione debole, per cui se in quella interazione debole non si conservava la parità, era un evento in cui non c'entravano neutrini, per cui la violazione della parità era dovuta all'interazione stessa, non alla presenza di neutrini. E noi facemmo delle misure e si scoprì che il decadimento delle lambda avveniva protone e pi meno, per cui è asimmetrico il decadimento, uno può riconoscere se l'evento è così o è così, mentre il K più K0 che decade in pi più pi meno è completamente simmetrico, non c'è questa possibilità. E allora noi facevamo una misura per vedere se quando la lambda veniva prodotta a destra, il decadimento avveniva con il protone in alto preferibilmente a quella col protone in basso e viceversa dalla parte di là, questa era una indicazione che gli eventi non erano simmetrici e che quindi la parità non si conservava. E noi misurammo i decadimenti e si scoprì che effettivamente c'era questa up-down asymmetry e quindi la parità non si conservava, ed era il primo esempio di violazione della parità in interazioni che non coinvolgevano neutrini, quindi un esperimento di notevole importanza.
Senti, tornavo solo un attimo indietro per, al periodo ancora di Padova, prima di partire per gli Stati Uniti. Quindi fai un anno in cui lavori sulle lastre. E lì chi c'era? C'era Merlin che lavorava o era già andato via? No, Merlin c'era. C'era, era lui. Era, no? Lui il capogruppo, lui sì. Quello che aveva fondato, costruito proprio tecnicamente il gruppo. Uh-huh. Poi oltre a Merlin c'era la Milla, Baldo Ciolin, che era la persona di maggior qualità, di maggior spicco nel gruppo, e poi altri nella media, diciamo, niente, nessuno di spicco allora, salvo più tardi, dopo, negli anni successivi, quando cominciarono soprattutto il G-Stack, i voli, sì. Oppure l'esposizione agli acceleratori, allora il gruppo si rinforzò, vennero diversi giovani di notevole valore, mai diciamo nessuno a livello della Milla, ma era molto difficile per chiunque arrivare a livello della Milla, però gente brava che poi ha fatto carriera, ha fatto scuola anche, hanno tirato su nipoti della Milla, da figli che erano. E per lavorare sulle lastre, quindi, vabbè, quindi venivano esposte le lastre, poi c'è la parte di sviluppo che anche lì richiedeva tutto una tecnica particolare. Quello lì è stato il contributo maggiore di Mischko, o Michelangelo Merlin, che dir si voglia, sì. Che ha messo sul il laboratorio di sviluppo, che era veramente di primissima classe, che produceva delle lastre molto belle, facilmente scannabili, diciamo, senza scannabili. E allora si scannavano le lastre, poi si scannavano le foto di camera bolle, l'unica cosa che ne riusciva a scannare era il professore che ci dirigeva, ma non ci avevamo neanche provato. No, immagino. E invece appunto per scannare le lastre poi c'erano questi osservatori, giusto? Sì, sì. E ce n'erano parecchi anche lì al dipartimento. Sì, ce n'erano, sì, nell'insieme erano una diecina, credo, che poi dopo sono aumentati quando siamo passati alle camere a bolle, perché allora i gruppi erano due, c'era un gruppo che dirigevo io, che era quello che lavorava con le camere a idrogeno, e la Milla invece aveva un gruppo che lavorava sulle camere a liquidi pesanti, che lei si specializzava nelle interazioni deboli, come ha sempre fatto, e io andavo nelle interazioni forti, per cui non mi interessava rivelare le particelle neutre, che invece a lei interessava, per cui aveva le camere a liquido pesante che convertivano i gamma, e quindi erano due gruppi robusti, credo che fra tutti avremmo avuto tra i 15 e i 20 osservatori, era un bel gruppo. Ah, quindi anche per le fotografie da camera a bolle sulle fotografie da camera a bolle lavoravano gli osservatori. Io pensavo fosse solo sulle lastre. No, erano sulle lastre, poi una volta finite le lastre, ma sono passate tutte le camere a bolle. Che lì però, quindi per le lastre microscopi, no? Sì. C'erano i microscopi speciali. Qualcuno è ancora conservato, magari quando vieni in autunno. Guardiamo anche i microscopi di interessanti, perché ce n'è uno grossissimo, magari ti chiederò. Era quello che si usava per misurare il multiple scattering, che era una precisione incredibile dei movimenti, perché bisognava fare delle misure a livello del micrometro, quindi era un micrometro, per dirsi voglia. E quindi quello per le lastre, ma invece sulle fotografie da camera a bolle? Proiettori. A proiettori e a mano? Lì è un'altra storia, perché per lo scanning si usavano proiettori normali e gli osservatori guardavano, si trovavano qualcosa di interessante, segnavano il numero della fotografia e poi i fisici tornavano a guardare e cercavano di analizzare quelle. Dopodiché si passava alla misura. E quella è stata un'epopea, perché in principio si usavano i cosiddetti mangiaspago, che erano degli oggetti di misura, c'era un sensore sul quale
si centrava il punto da misurare, che era legato con due spaghi, perché si chiama mangia spago, a due misuratori in cui lo spago si svolgeva o si avvolgeva o si svolgeva, e quello lì misurava il numero di giri, quindi misurava la distanza. E allora alla fine avevamo una distanza all'altra distanza che non erano proprio coordinate cartesiane, ma si riusciva a ricavare la posizione, salvo alcuni punti ambigui che erano un po' difficili. Per questo o quello, quando le due lunghezze coincidevano, non era detto che la posizione fosse univoca, e poi in certe condizioni la precisione scendeva. Quindi l'ideale sarebbe stato di avere un dispositivo cartesiano XY. Però fu il momento in cui io ero tornato dagli Stati Uniti, dove il gruppo di Alvarez aveva costruito uno strumento la cui progettazione era diretta da un certo signor Jack Frank, col CK, non con Frank senza la C, e per cui lo strumento veniva chiamato amichevolmente Frankenstein. E allora io ne feci uno con l'aiuto eccezionale di Gino Scottoni, che poi è andato a Trento, lui era trentino, che tra l'altro era quello che aveva costruito i palloni, sì, per la... infatti, sì. E poi è quello che ha costruito la camera a bolle a Bolle Padova, e quello, sì, che ha dato il contributo finale per la costruzione della camera a idrogeno da 2 metri del CERN, sì, quello su cui abbiamo fatto tanti esperimenti dopo. Grand'uomo, uh-huh, anche una gran buona persona, simpaticissimo, uh-huh, un vero amico. E quindi lui, insieme a un altro tecnico molto bravo, Trevisano, oh Gesù, come si chiama? Tiberon, non mi veniva a mente il nome, Tiberon Trevisano, costruimmo questo Frankenstein, che poi abbiamo usato per anni, e dava delle misure molto precise, soprattutto le registrava su schede magnetiche, schede dell'IBM, da computer, per cui si poteva fare l'analisi direttamente da calcolatore. E fu allora che mi fu di grande aiuto mia moglie, che scrisse il programma per l'analisi delle fotografie. Che avevi conosciuto, scusa, negli Stati Uniti. Sì, che avevo conosciuto negli Stati Uniti, dove lavorava ai computer, anche là. Ecco, questa è l'avventura del Frankenstein. E quindi il Frankenstein su cosa semplificava, su come funzionava? Era una grossa base di ghisa mecanite, una particolare ghisa molto stabile, sulla quale venivano infilate di destra e sinistra 2 guide con una fessura triangolare in cui correvano delle sfere, e su questo veniva appoggiato un carrello che veniva messo a pressione in modo da avere il minimo possibile di gioco in avanti e indietro, e veniva mosso da una vite senza fine che, girando così, faceva avanzare due, una in un senso e nell'altro, e si misurava. Quindi si poneva la foto lì? Si poneva la foto lì, si veniva illuminata da sotto, riflessa su uno specchio così e su un altro specchio così, per cui andava... No, veramente c'era uno schermo. Dunque, aspetta, vediamo un po' qua. Io non mi ricordo com'era la disposizione degli specchi. So che l'evento lo si vedeva su una... in trasparenza. Allora, ecco, c'era la foto, lo specchio mandava la roba sul vetro trasparente, vetro latteo, e da qua si vedeva. Okay. E si misurava con un crocefilo che rimaneva fisso, muovendo il film, si coincideva la roba così. Quando eravamo centrati sul punto da misurare, pigiava un bottone e quello perforava la scheda. Ah, ecco, e quindi avevate l'automatico. E questo lo si faceva appunto facendo scorrere questo oggetto, che era molto complicato. E funzionava molto bene, per dire la verità. Infatti abbiamo fatto delle misure molto accurate.
con dei piccoli trucchi, per esempio per evitare il gioco, per quanto la vite fosse stata, la vite senza fine era una vite molto accurata naturalmente, e l'affare che avanzava a seconda del girare era fatto da circa una ventina di grussi, di solchi che andavano appoggiati su altrettanti solchi della vite, in modo che si lappava, si andava avanti e indietro, in modo da mediare le irregolarità della vite. E l'ultimo tocco era un peso che trascinava il carrello in una certa direzione, per cui si usava sempre la stessa faccia del filetto, perché se passavi dall'una all'altra c'era gioco, e quel gioco lo si voleva evitare, quindi si andava avanti e si tirava, e quando si andava avanti si tirava noi, quando si andava indietro era il peso che tirava l'oggetto. Esiste documentazione? Il fisico che l'ha inventato era Frank, e di nome? Jack. E chissà se c'è qualche schema in giro, adesso voglio cercare se... Beh, io ho portato naturalmente, che me l'hanno regalato al laboratorio, sia tutti i progetti di Frankenstein, che dovrebbero essere da qualche parte, sia più tardi quelli del separatore elettrostatico, anche quelli. Erano quelle... Chissà, in officina forse, se hanno un archivio, chissà. Può darsi da qualche parte. Bisogna guardare. Sì. Prova a cercare, sì, mi piacerebbe molto. Sì, no, quello... Vediamo se qualcuno ha un'idea di qualche archivio dell'officina, se ci fosse sarebbe bellissimo, sì, ritrovarli. E, però, dunque, tu parli dell'analisi di fotografia, però le fotografie ottenute con le camere al bollo erano due. Sì. E quindi le mettevate insieme? Erano due rotoli e si misurava uno e poi dopo si spostava in modo che fosse l'altro a capitare sul centro. E quindi facevate una dopo l'altra? Sì. Ah, ecco, avendo però i punti fiduciali in modo da farle coincidere. Ah, ecco, quindi l'analisi era fatta separatamente, no? Pensavo, ok. E una domanda ancora a proposito del periodo proprio Padovani e Padovano, con Rostagni che personaggio era? Era un tipico piemontese, di grande valore dal punto di vista scientifico quando lavorava come ricercatore e dal punto di vista organizzativo quando ha fondato l'istituto. Aveva Non era facile i rapporti umani, credo, ho premesso che era piemontese, forse tu conosci abbastanza le regionalità italiane. Beh, sì, ma così. I piemontesi sono rigidi, poco comunicativi, freddi, sì. Cortesissimi, educati, eccetera, eccetera, ma non molto calore umano. Infatti Rostagni non è che ne avesse molto. Però ce l'aveva, diciamo, non è che era difficile nelle sue simpatie, però con le persone che gli erano simpatiche, e normalmente gli erano antipatiche le persone che se lo meritavano, perché conosco diverse persone che ce l'hanno a morte con Rostagni, perché Rostagni li ha allontanati o li ha trattati male, ma sono tutte persone che se lo meritavano, per quanto possa dire io. E con me aveva dei rapporti difficili all'inizio, perché arrivato lì non sapevo assolutamente niente, quindi ho fatto una grande quantità di sbagli, di stupidaggini. Poi piano piano, quando ho cominciato a imparare, allora ha acquistato una certa fiducia. Anzi, questo è un episodio curioso. Puppi, Gian Pietro Puppi, che era professore a Padova, a un certo punto, siccome a Padova era sempre sotto Rostagni e Puppi era una persona molto ambiziosa, si trasferì a Bologna, dove diventò direttore dell'istituto dopo un po' di tempo, e prelevò un paio di ricercatori che lui conosceva qua, e poi chiese anche a me di andare a Bologna. Allora andai da Rostagni e gli dissi voleva andare da Bologna, e lui, che era inviperito perché Puppi gli stava portando via la gente, mi disse che neanche per idea, se avevo idee di progredire in questo mestiere, devo rimanere a Padova e non andarmene via.
e quindi fu una specie di blando litigio, ma neanche tanto blando. Ma evidentemente Rostagno rimase impressionato, perché poi fu lui che mi procurò quella borsa di studio del Rotary con la quale sono andato in America. E questo, come dicevo, era la... Poi dopo con Rostagno siamo diventati in ottimi rapporti, siamo diventati amici proprio, perché lui aveva simpatia per me, non so dovuta bene a cosa, però mi voleva bene, cioè, in fondo gli volevo bene anch'io. Ero diventato amico di suo figlio, il Giorgio Rostagni, che ora è in pensione probabilmente, anzi senz'altro, professore di elettrotecnica. E ho buoni rapporti con Rostagni. Lui si rivolgeva a me quando aveva dubbi sull'italiano, perché diceva, come toscano, allora mi chiedeva come si pronunciano le cose e come si dice questo. Voleva lavare i panni in ombrone, perché non c'è l'Arno Grosseto. Certo. Cioè, tu conosci Manzoni? Sì. Sai che hai lavato panni in Arno anche? Mm-hmm. Sì, perché sì, mi dimentico sì, che sì, non sei sì, italiano. Sì. No, ma sono in realtà poi... Sì, sì. No, no, conosco. Un po' di tempo che sei qui, quindi... Sì, poi la mamma è italiana, quindi sì. Ah, sì, quindi sì, non sì, sei sì, completamente no, no. Quindi conosco, sì, poi è un po' che vivo in Italia, quindi sì. Quindi, allora, aspetta, riprendendo, parti per gli Stati Uniti nel 1956. Nel 56, e ci stai 2 anni. Quasi, dal primo d'ottobre fino a luglio del 58. Fino a luglio 58. Poi torni qui con... Frankenstein, Team Separator, con un sacco di cominciai con il Frankenstein, poi il Zago in quel momento con Loria si erano messi a costruire la camera a bolle a propano, sì. E io non volevo tornare a fare le lastre, avevo questa esperienza sulle camere a bolle a idrogeno, e allora cominciai a parte la costruzione del Frankenstein. C'era un fisico ceco brasiliano, non che non ci vedesse, veniva dalla Cechia ed era stato in Brasile ed era venuto in Italia per un certo periodo e poi si era trasferito a Parigi a lavorare all'École Polytechnique, dove avevano costruito una piccola camera a bolle che dette le prime fotografie, però non avevano gli strumenti di misura. Allora Jean Meyer, come si chiamava, sarebbe stato Meyer, ma stando in Francia era Jacques Meyer invece di Roald Meyer, e gli portò il film qui e noi misurammo il film e facemmo il primo esperimento sulle interazioni pione-protone in camera a bolle a idrogeno. Poi naturalmente venne in funzione il CERN, costruì il separatore, portammo lì, questo te l'ho già raccontato, facciamo il primo fascio separato. Ma racconta, che così, se hai voglia, se hai pazienza di riraccontarlo, è molto bella la cosa del separatore. Vabbè, allora, io avevo lo strumento per misurare le foto di camera a bolle, non avevamo camera a bolle, quindi dopo quella prima esperienza con Jean Meyer, stavo cercando di fare qualcos'altro, e mi era venuto in mente che a Berkeley, sempre Berkeley, l'origine di tutto quello che poi ho fatto, avevano costruito un separatore elettrostatico, come ti ho già raccontato, cilindrico, progettato da un certo Joe Murray, che era anche lui un amico, era ancora più amico di Bob Tripp, un americano di origine serba che lavorava nel gruppo di Alvarez, che era però anche molto amico di altri due signori, Bruce Cork e John Wetzel, John non mi ricordo qual era il nome, Cork e Wetzel avevano costruito un altro separatore non a cilindro con il campo elettrico radiale, ma con un campo elettrico uniforme orizzontale e un campo magnetico uniforme orizzontale anche lui,
in modo che le due forze avessero la stessa direzione sulle particelle. E allora Bob mi disse: vai da Cork e Wenzel, fatti dare istruzioni, perché il loro separatore è meglio di quell'altro, funziona con molti meno problemi. E io mi presi un bel pacco di disegni, me li portai a casa, e con l'aiuto questa volta di Tiveron, perché Scottone era già andato via, Tiveron di cui al paragrafo precedente, costruimmo questo superatore elettrostatico che dovevamo portare a Saclay, a Parigi, salvo che io avevamo in mente di fare gli esperimenti usando K+, che però il Saturn, che era l'acceleratore di Parigi, aveva un massimo di energia di un GeV e mezzo, poco più, per cui la possibilità di produrre K+ in misura sufficiente da poterli utilizzare era molto molto scarsa, però era quello che offriva il mercato, e quindi avevo progettato di portarlo lì. Poi lì hai visto la corrispondenza, entrò in funzione il CERN, e io durante una seduta al CERN in cui spiegavano quali erano le attività, io dissi, chiesi se per caso i programmi del CERN potevano essere in qualche modo modificati con l'introduzione di un separatore elettrostatico che io stavo costruendo, perché dissero che certamente, certamente si poteva, e è cominciata quella corrispondenza. Dopodiché portammo il separatore, te l'ho già raccontato ma se vuoi che ripeta. Sì. Portammo il separatore in al CERN alla fine del 60 e cominciamo i lavori di messa a punto, perché l'avevamo costruito ma non l'avevamo provato ancora a Padova. L'avevamo messo in un laboratorio adatto con la schermatura, il campo elettrico, una gabbia di Faraday per evitare che il campo elettrico dentro disturbasse la gente fuori, e abbiamo cominciato gli esperimenti a metterlo in funzione, che naturalmente creava dei grossi problemi, perché non era uno strumento facile, con campi magnetici non molto forti, quindi non davano fastidio, ma campi elettrici che avevano mezzo milione di volt, di un 250 più e un 250 meno kilovolt, e 10 centimetri, quindi 50.000 volt per centimetro, che è un limite di rottura, per cui non siamo mai riusciti ad andare proprio al massimo di 50, però intorno ai 45 ci si arrivava, però c'erano continuamente delle scariche, quindi bisognava ripulire, modificare, aggiustare, e ci mettemmo parecchio tempo. Era in febbraio-marzo del 61, dopo un paio di mesi che eravamo lì, che tra l'altro doveva nascere mia figlia Diana, e quando stava per funzionare la roba eccetera, io venni in Italia perché volevo essere qui quando nasceva la piccola, che ritardò di 3 settimane, per cui, come ti ho anche già detto, al CERN dicevo: ma allora è nata la figlia di Cristi, perché io non riuscivo a tornare. Poi comunque tornai e trovò funzione, e nell'estate facemmo l'esposizione su questo fascio di antiprotoni con la camera dell'École Polytechnique. Camera a bolla a idrogeno, 80 cm di lunghezza, che Bernard Gregory, franco-canadese, aveva costruito per farla funzionare al Saturn francese, appunto, che poi come me decise che era meglio, visto che entrò in funzione al CERN, che scompigliò un po' tutto, perché entrò in funzione 6 mesi prima di quanto la gente aspettasse. Il record che il CERN poi ha conservato per tutto il tempo. Sono sempre stati, a parte ora ultimamente quest'ultimo con l'LHC, con Large Hadron Collider, che hanno avuto dei grossi problemi, ma fino ad allora, quando prevedevano l'entrata in funzione entro un certo periodo, arrivava all'ora o prima. Hanno un record veramente in quei primi 30 anni eccezionale. E questa volta appunto scompigliò i programmi del Saturn francese, che non ha mai poi prodotto niente di interessante, perché era arrivato tardi, perché loro ebbero anche loro i loro problemi, e soprattutto il problema
fu che non pensarono abbastanza in grande, pensavano di fare quello che la tecnologia permetteva senza fare salti in avanti, in modo da poter utilizzare quello che si poteva, salvo che il CERN, che invece pensava in grande, è arrivato a fare una cosa che aveva più di 10 volte l'energia e era pronto subito, quindi il Saturno a quel punto era inutile, non serviva più a niente. E ci ridici come funzionava il beam separator, l'idea che c'era? E allora erano due lastre di metallo larghe 40 cm e lunghe 3 metri, acciaio inossidabile amagnetico, piane con un anello di guardia cilindrico intorno, con degli isolanti che devono tenere 250 volt, kilovolt, quindi erano piuttosto poderosi, che venivano messe così a distanza di 10 cm. E poi c'era una scatola di ferro con degli avvolgimenti di corrente, in cui passava la corrente e creava un campo magnetico così. Allora c'era un campo magnetico così, un campo elettrico così, per cui il campo magnetico, le particelle cariche le diava in alto o in basso, il campo elettrico in alto o in basso. Salvo che il campo elettrico, cioè salvo, il campo elettrico funziona in base alla carica e al campo elettrico. Il campo magnetico funziona in base alla carica, campo magnetico e la velocità. Per cui, siccome si selezionavano particelle con magnetiche, erano tutte la stessa quantità di moto, le velocità dipendevano dalla massa, per cui i protoni avevano una velocità molto bassa, i pioni una velocità molto bassa, alta, i K una velocità intermedia, lo stesso per gli antiprotoni, eccetera. E allora si sistemavano il rapporto campo elettrico-campo magnetico in maniera tale da dare una deviazione nulla alle particelle che volevi, in base alla velocità. Allora a questo punto gli antiprotoni o protoni o i K che fossero passavano diritti, mentre i pioni venivano deviati metti verso l'alto e gli altri venivano deviati verso il basso, e siccome alla fine c'era una finestra abbastanza sottile, da lì passavano solo le particelle che volevi. Quindi selezionavi proprio le particelle che volevi. Ah, bello, bellissimo. D'altra parte non è un'invenzione che hanno fatto né John Murray né Cork e Wenzel, l'ha fatta un certo, non mi ricordo più come si chiama, ma mi verrà in mente, il primo spettrometro di massa era fatto proprio esattamente in quel modo, che serviva per analizzare gli isotopi, quindi per energie molto basse, però aveva lo stesso principio, campo elettrico e magnetico incrociati, regolati in modo che le deviazioni erano dipendevano dalla massa, sì, e quindi separavano gli isotopi. Sì, sì. No, non era Dempsey, accidenti, che memoria. Spettrometro, cioè quello si può ritrovare. Sì, lo puoi ritrovare. Sì. E con questi, quindi con questi, con questo strumento, che esperimenti avete fatto? Quindi, noi, cioè il mio gruppo, ci ha fatto solo quello degli antiprotoni, dico solo per modo di dire, perché abbiamo prodotto una grandissima quantità di risultati abbastanza interessanti, parecchi esperimenti. Poi è rimasto al CERN, dove è stato utilizzato in altri 6 o 7 esperimenti, prima che fossero pronti i separatori che ha costruito il CERN, che ci hanno messo un anno di più con un budget 5 volte più grande, mi ricordo, quella è stata una delle cose che mi hanno divertito di più allora. Dopodiché siamo andati a utilizzare fasci più complicati con separatori, con i separatori del CERN, quindi io con i miei ho fatto solo un esperimento, cioè un'esposizione nella quale abbiamo tirato fuori diversi risultati. E quindi poi dopo invece hai lavorato. Ecco, a proposito del separatore e del fatto che sia stato costruito a Padova c'era questa officina che era notevole. Sì, però purtroppo non era in condizioni, diciamo, di costruire questi oggetti, che erano di dimensioni
è di natura diversa da quello che usava l'officina. L'officina serviva per oggetti di misure limitate, per esperimenti di precisione. Quindi l'officina, abbiamo portato l'officina Galileo di battaglia. Ah, quindi il beam separator è stato costruito? Sì, è stato costruito là, fuori. Dove mi hanno fatto venire capelli bianchi una volta, perché essendo in campo magnetico, le lastre di acciaio inossidabile del campo elettrico dovevano essere amagnetiche, diamagnetiche, e invece erano magnetiche. Io me ne accorsi quando misi, che appoggiai uno di quegli micrometri per misurare la distanza, che alla base magnetizzata e rimase appiccicato, e allora glielo dovettero rifare da capo. Eppure era specificato chiaramente nei disegni che doveva essere a magnetico. E quindi comunque lo realizzaste con molti meno insomma, costò molto meno che al CERN. Gli avvolgimenti del magnete, altra curiosità, sono stati fatti a Mestre, nell'officina del signor Mestriner, in cui era coinvolto come cognato e coproprietario il professor Luciano Merigliano, che è quello che mi precedette come rettore, al quale io seguii, diciamo, come rettore dell'università. Perché quindi poi tu al CERN eri anche diventato, avevo visto nell'archivio del CERN, a un certo punto diventato presidente del Track Chamber Committee. Ecco, sì. E poi successivamente. Quando questo? Che tre date? Anni. Quando? Mi pare nel 65, deve essere così. Qualche anno dopo che avevo cominciato gli esperimenti lì. Poi dopo, quando fu sostituito, fu progettato la camera bolle a ciclo rapido, che faceva fotografie, diverse fotografie per ogni impulso dell'acceleratore, con un dispositivo di selezione delle particelle, di misure, eccetera, che veniva chiamato European Hybrid Spectrometer, spettrometro europeo ibrido. Allora ho fatto per due anni anche il presidente di quel comitato lì, e poi basta, non ho presieduto più niente al CERN. E i tuoi collaboratori in quel periodo e gli esperimenti su cui hai lavorato? Beh, i collaboratori erano, in principio, Renato Sant'Angelo, che poi è andato a Modena. Ancora prima la Silvia Alimentani, che ha lavorato per due o tre anni con me e poi è andata nel gruppo Ex Guerriero. E poi Peruzzo, che è stato il primo perché è stato il mio laureando, tra l'altro, e lui è proprio il primo, è rimasto con me fin praticamente alla fine. Poi Sandro Bettini e poi altra gente che è durata meno. E poi, e quindi in parallelo lavoravi al CERN e lavoravi su Padova anche. Dunque, a Padova si lavorava per l'analisi, al CERN si lavorava quando si voleva fare un'esposizione per ricavare materiale. Quindi al CERN esclusivamente raccolta dati e a Padova esclusivamente analisi degli stessi. E poi quando è che sei diventato rettore? Il tuo rettorato? Nell'84. Nell'84. C'è una storiella curiosa, se vuoi te la racconto. Al momento in cui l'Istituto di Fisica era ancora Istituto di Fisica, mi chiesero di fare il direttore dell'istituto e io dissi no, non avevo voglia, una seccatura, eccetera. Dopodiché successe che il preside di facoltà, che era Giacometti, allora si dimise, e allora mi chiesero di fare il preside di facoltà. Io dico, non volevo continuare a dire di no, dico vabbè, tanto pensavo che non sarei stato eletto. Viceversa, alla terza o quarta votazione finirono i due che erano rimasti in lizza, Angelo Gino Levis e Marcello Cresti, con il risultato 100 per l'uno e 101 per l'altro, quindi per un voto diventai preside di facoltà. Perché cominciò a partecipare all'Istituto del Senato Accademico ed evidentemente lì
incontrai le simpatie del popolo, che so io, perché una riunione che facemmo quando Merigliano si stava per dimettere alla fine del terzo anno, del mio terzo anno di mandato come preside, ci fu una riunione dei presidi di facoltà e dei nobiluomini, diciamo, dell'università, i grandi saggi, per decidere come presentare come candidature. E allora si cominciava a discutere di varie candidature possibili. A un certo punto uno disse: ma io ho sentito che anche Cristi è candidato. Mi è venuta una sorpresa, dissi: scusatemi, ma se si comincia a parlare di me, me ne vado. E me ne andai. Evidentemente fu una mossa saggia, perché poi alla fine fui eletto rettore, sia pure al ballottaggio, al quarto scrutinio, ma poi fui eletto. Beh, a livello di informazioni di importanza dal punto di vista scientifico, proprio zero, ma come curiosità, lo dico pettegolezzi, ma quasi, ne ho tirati fuori abbastanza. Sì. Ma adesso invece, dal punto di vista invece più pratico, ci si chiedeva, le analisi dati, che fossero il Frankenstein oppure anche le altre macchine usate per fare l'analisi date, dove erano? Erano, cioè, in quale parte del dipartimento? Al primo piano? Primo piano? Ah, che c'è la biblioteca, il primo Frankenstein, no? Sì. Era quando entri, sali le scale e entri al primo piano, c'è il corridoio a sinistra, la quarta o quinta porta a sinistra era quella dove io avevo lo studio, quella successiva era quella dove c'era il Frankenstein, e nelle due successive c'erano i proiettori per gli osservatori. Questo nel primo periodo, poi è cambiato tutto, però il Frankenstein è sempre rimasto lì, perché era un posto abbastanza delicato e quindi era difficile muoverlo, mentre i proiettori e gli osservatori sono andati un po' in giro. E poi tu però non avevi lavorato, appunto, che ti dicevo, mi hanno fatto recuperare da che li stavano buttando via a Legnaro, ma era roba che veniva dal dipartimento, questi grossi macchinari che erano per l'analisi dei dati di Babbage 1 e l'altro di Gargamel, e su quelli tu non hai lavorato? Né su Gargamel, che ci lavorava la Milla, né su Babs, perché quando è entrata in funzione Babs noi avevamo già cominciato con l'altra, con la camera per petrometro ibrido. E quindi tu su cosa? Cioè, perché, e quindi non hai lavorato per niente su... Per niente, Babs non ho mai avuto nulla a che fare. E tu lavoravi su cosa, quindi? Sulla camera a ciclo rapido con lo spettrometro europeo ibrido che ti dicevo prima. E lì che esperimenti facevate su questi? Era il periodo in cui si scoprivano sempre particelle con numeri quantici diversi, e c'erano i CHARM, e quindi c'erano i mesoni D, e c'era il D era il principale, poi ce n'erano altri ma non ricordo i simboli, ma il D fu quello che fu visto, ed era un oggetto che aveva una vita media 10 o meno 11, 12, per cui decadeva dopo millimetri o frazioni di millimetro, per cui fu usata questa camera a ciclo rapido che aveva la caratteristica di avere delle bollicine piccolissime che veniva rapidamente fotografata, che veniva, si espandeva intorno a 10 volte al secondo, e quindi le bolle non avevano tempo di crescere, e quindi erano molto piccole, quindi un millimetro era una misura grande là, per cui si riuscì a mettere in evidenza alcuni decadimenti di queste particelle dotate di CHARM, che vabbè, erano l'inizio di tutte queste nuove particelle, che dopo la stranezza, dopo le particelle strane non ce n'erano state più, fino a che arrivarono le particelle charmate, come si chiamava. Ho capito, quindi erano gruppi diversi del CERN, gruppi diversi, sempre, sì, che lavoravate su queste cose. Ho capito. E queste camere qui, chi è che le aveva sviluppate invece? Questa camera qui di cui certo parla? Signor Leutz. Ma dove? Leutz, che era un
tedesco che lavorava al CERN. E l'avevano fatta al CERN, sì, questa, fatta costruita al CERN. Al CERN. Sì. Ah, ecco. Perché c'è, all'archivio del CERN c'è un sacco di documentazione su queste cose, per cui poi magari posso recuperare un po' di Loitz, informazioni. Mi pare si chiamava. Loitz. E invece la camera a bolle, quella a idrogeno nazionale, che, su cui aveva lavorato Bassi, su quella lì, dalle documentazioni che ho trovato, fu un po' tormentata nella storia. No, perché appunto quella camera lì era al solito abbastanza piccola, come quella a propano fatta prima, e al momento in cui entrò in funzione, poco dopo entrò in funzione quella da 30 centimetri di Perù, che era quasi il doppio, che l'altra aveva 18, e quindi non ebbe fortuna. Non fu un gran successo, sì, è quello che avevo intuito. Sì, è un po' una storia simile a quella del Saturno di Parigi che ti dicevo prima. D'altra parte non è che povero Piero Bassi non fosse abituato a pensare in grande, lui avrebbe fatto cose anche maggiori, ma i finanziamenti erano limitatissimi, certo. E fu un miracolo che riuscirono a costruire quella camera e a farla funzionare. Sì. E poi ci fu una camera a elio prodotta a Roma. A Roma, sì. Vero? Sì, che avevo visto. E che ha fatto qualche esperimento, ma neanche tanto. Anche quella non fu un grande... No, perché era estremamente complicata come costruzione, vista la temperatura che aveva, e estremamente difficile perché aveva l'angolo di diffusione era molto piccolo, per cui quando la luce urtava una bollicina veniva diffusa in un angolo molto piccolo e quindi era difficilmente visibile. Quindi era una tecnica molto complicata e un'analisi che non dette dei grandi risultati, che l'idea era di avere un bersaglio con spin, ISO spin zero, che erano delle caratteristiche che potevano essere interessanti a livello di produzione di particelle strane, però era tra l'altro l'elio molto leggero, quindi è una sezione d'urto bassa, non produceva quasi niente. Sì, invece camera con cui hai lavorato parecchio, quella di 2 metri. Quella di 2 metri? Quella lì, sì. Fatta al CERN, quella lì. Bene, intanto grazie infinite di figurati. Questa prima... Tutto sommato prima... è stato divertente anche per me. Bene, bene, bene. No, grazie davvero.